Ciao a tutti volpini e volpine e ben ritrovati qua in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo su Far Cry 6. Vi elenco innanzitutto le impostazioni video come faccio di solito. Sono sempre quelle, tutto ad ultra, completo. E qui nel colore ho messo il contrasto un pochino più alto perché sono abituato così anche a vedermi, diciamo, i film anche sulla televisione, eccetera. Qui ho attivato il V-Sync, così si adatta all'impostazione del monitor. Ho tolto la risoluzione adattiva, quindi mentre che noi giochiamo non si abbassa il frame rate a 30 o a 60, ma viene, diciamo, messo tutto al massimo. Quindi non si abbassa mai di risoluzione, gli FPS che facciamo sono sempre quelli. La risoluzione, quindi la scala della risoluzione, è di default a 1, ma non la posso mettere a un massimo di 1,6, perché se andiamo oltre, vedete che qua mi dice che ci saranno conseguenze perché la quantità di VRAM disponibile è troppo bassa. La mettiamo una 6, quindi spingiamo al limite la 3080 Ti e torniamo indietro e diciamo che è l'ora di iniziare una nuova partita per vedere questo gioco che ho installato da un anno e mezzo, per cui ci ho detto quanto è che è uscito, l'ho comprato al day one e non l'ho mai avviato perché aspettavo di avere un PC adesso performante come questo. Io, raga, ho avuto dei problemi con il mio PC, nel senso che ho avuto schermate blu. Pensavo che formattando avrei risolto il problema, poi mi si sono ripresentate. Oggi ho avuto un consiglio di installare i driver della scheda video direttamente dal sito ufficiale e non come ho fatto io dal GeForce Experience, quindi dal software di Nvidia. Ok, nuova partita, modalità azione, sì. Non so, no, far che no. Azione, facciamo azione. I comandi li ho letti, sono tanti. Però noi ce ne faremo una ragione in qualche caso. Questa qua, ragazzi, non sarà una serie perché ho poco tempo a disposizione. Farò questo gameplay. Se voi ne volete altri, basta che commentate e io sarò lieto di farli. Yara è un'isola nel cuore dei Caraibi. Questo qua è il primo Far Cry che non ha il doppiaggio in italiano. Quindi, qui c'è tutta la storia, mi sono perso la seconda parte comunque. E un leader nuovo fu scelto per ricostruire il paradiso. È il presidente di Yara. Attenzione, Anton Castillo. Ok, gli altri non li ho giocati, sono sincero, per mancanza di tempo. C'ho avuto da fare. Quindi. I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. È strano. But you elected a vision, a cure. Quando è figo, tutta regà, tutto attivato ad ultra, anche RTX, tutto. Questo qua, ragazzi, è un attore vero, La droga, regà, attenti. Mamma mia. Questo qua gli è finita male. Me l'hanno ammazzato. But to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Mamma mia. Danny. And like a true Yaren, he turn will that serve shit off with a smile on his face. Precisamente, exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. È un po' pesante. You think the draft is only taking true Yarens? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead in Yara. You can't run from this. Hang on. You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Hmm? Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something. Affanculo. Parlo quanto voglio io. Hai capito? Raga, comunque dobbiamo passare un po' l'impostazione. Mi sa che scala risoluzione a 1,6 è un pochino alta come impostazione. Comunque, selezioniamo il nome. Devo scriverlo io oppure devo selezionare il personaggio? Lo voglio maschio, ovviamente. Così. Quindi siamo Danny Royas. Attenzione. Oppure qualcun altro. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck off. Tutto facciamo cazzata nella vita. Hey, you never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami.
Comunque, raga, pensateci, è strana sta cosa. Un gioco AAA e il doppiaggio in italiano non lo fanno. E mo li assalgono. Ma va? Chi è che non è armato in quelle, da quelle parti? La fine del mondo. Ma però è tra Ucraina e Russia, sai che sta succedendo? Guarda quello là. Te lo meriti, gli hai fatto il segno quello bastardo. È normale. Ecco, hai visto? E mo è finita. Gli buttava la bottiglia vuota al carro armato. E mo siete mirati, mi sa. Ma ecco, hai visto? Coglione. Ma sei un coglione, ma veramente. Allora, raga, fatemi il gioco. Vediamo se il gameplay è molto più fluido rispetto alla cutscene. Di vendere la barca. Raga, sono emozionato. Non so cosa dire. Sono emozionatissimo. Far Cry 6. 60 euro del gioco, Dio santo. Ok, sì. Ci sono, raga. Stavo pensando un po' alle mie cose. Ok. Prende FPS, boh. E speranza. Vabbè, raga. Ce lo faremo passare così. Va bene. Oh, dobbiamo andare sotto, sì, lo so. Oh. Non facciamoci vedere, eh. Allora, fate attenzione al indicatore. Tieni muto per scoprire più. Vabbè, non mi interessa quello. Se ne sono andati per il momento. Noi dovremmo andare qui sotto. Oddio. Ancora lì? O se n'è andato? Penso che se ne sia andato. Porca troia, raga. No, raga, non penso che quello là si gira. Dai, raga, non facciamo rumore, tanto sono impegnate. Dai, raga, piano piano. Oh, no, ma questa qua è facile, da quella missione. Mamma mia. Te ne vai? Ecco, sì. Vai. Buono. Lui non ci vede. Andiamo dietro. Amico mio, aspetta. Oh, no, tranquillo, no. Posso aspettare. Mamma mia, raga. Immaginate, è una fucilata con carro armato. Ma devo andare alla piazza. Passiamo dalle fogne. Ma sarebbe un'ottima idea. Sarebbe un'ottima idea. Peccato che gli FPS sono scesi. E sono tanti soldati. Madonna mia, vuoi scendere per favore? Ma non lo so. Oddio, quanti topi. Ho paura. Il microfono è attivato, sì. E meno male. Eravamo bambini, vi ricordate, raga, quando eravamo bambini? Mamma. Ma quella pistola ci abbiamo, non sappiamo nulla. Raga, c'ho paura. Madonna mia, è così intrigante. Sì, ma tu stammi dietro, corri. Perché è così lontana? Dai. Lita, ci stai? Ma, vabbè. Non ci sta. Ehi, gli piace camminare piano. Oddio, pure lì sta l'analizza. Vabbè, raga. Come vuole fare, ma. Mettevo la voce vicina e lei stava lontana. Devo andare qua sopra. Madonna. Ah, fa un culo, te. Bastarda. Allora. Raga, ma lei non c'è sta, ma veramente. Ah, è qua. Amica mia. E vieni qua con me, no? Oddio, che esplosione. Petroia, non facciamoci vedere. Zipline. Bello. Oddio, che paura, non me l'aspettavo.
Ma quale terrorista? Ma tu terrorista, sono un fuggitivo. Uno che si faccia per cazzi suoi. Dove sei? Ma noi abbiamo preso che ombra la nostra strada, se lei vuole venire. Ci verrà da sola. Ma andiamo qua, oddio, ci sparano, raga. Porca troia. Ok. Dobbiamo scendere da qui, da questa parte. Solo che, raga, che non mi crasha il gioco. Sì, comandano loro, c'è poco da fare. Comandano loro e c'è poco da fare. Madonna, corre, corre. Sì, lo sto premendo shift, non c'è bisogno come lo dici. Raga, da quanto è che inventano il gioco? Lo shift sembra sia usato per correre, ecco. Vabbè, pensavo di potergli aiutare invece. Madonna mia, quante persone della barca pronte a fuggire assieme a noi? Ma raga, una FPS faccio, ma che? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Ma perché? Legge così. Danny, you're late. Where's Alejo? Give up his ticket. For his family. Bullshit. Alejo's an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Raga, mi dispiace per quello che vi sto mostrando, ma non dipende da me, è il gioco che va così. Io ce l'ho messa tutta. Cioè il PC è buono. Non per aggiornato, ma perché? Aiutatemi. Che li fai a fare di tagli alti se poi mi lag con la 3080? Non c'è senso sta cosa. Grazie. Don't worry about it, Chimaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What was that? Sa, raga, che abbiamo incontrato qualcuno. Hai visto? Ci hanno assalito. Lo vengono a controllare. Guarda, avrei voluto che fosse più fluido il filmato, però sfortunatamente è andata così. Ci possiamo fare poco. No, dimmi che non sono loro. È il comandante, raga, quello là che ho comparso all'inizio. Non mi ricordo mai come si chiama l'attore. Sto qua non è quello che ha fatto Breaking Bad. Before he was el presidente, mi papà loved to fish. Giancarlo Esposito dovrebbe essere. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin. He was too proud to let that fish go. Citilano! You have poisoned Yara! You have poisoned your son! Porca puttana. I've caught a very big fish today. Haven't I? Che figlio di puttana. Diego! No way. I have caught you, mijo. E suo figlio sulla barca, ma ti rendi conto? I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise.
fucking moon. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release. Che figlio di puttana. Un pezzo di merda. Dimmi che non lagga però, mo mi devo difendere. What the hell just happened? I think we're fucked. Vamos, vamos! Danny! Madonna, no raga. È cazzata là però. Ma sapevo che laggava così, ma informavo prima, raga. Porca troia. No, l'hanno presa. Lita! No, raga, ha sbattuto la testa, ma veramente. Oh. Madonna mia, che dittatore figlio di puttana sto qua. Dittatore figlio di puttana. E vabbè, raga, che vedevo di... mo ci sarà sicuramente qualche altro filmato. Ma sicuro, io volevo salvare e salutarvi. E qui va bene il filmato, perché prima non potevo andare a bere pure. Speravo che non ce ne siano altre così. Comunque, raga, un bel mi piace, un bel commento se volete altri episodi, altre puntate. Mi raccomando. Lita! I can't feel my legs. No, è durata poco. This is all my fault. My phone. Now forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara, Libertad, Julio. Fuck, Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. Dai, mi dispiace, raga. Quando ciò che ho fatto... Quando ciò che ho fatto veramente bene, raga, io mi emoziono. Poi c'è anche il rapporto d'aspetto, io amo queste cose cinematografiche. Poi gioco alla ultra, raga, mamma mia. Uno si dispiace ancora di più. Guardate gli occhi come sono rossi ai lati. Il contorno delle pupille, cioè, raga, è fantastico. Peccato per quei problemi durante i filmati. C'è un calo enorme di frame rate che non si aggiusta mai. E mo lui diventa Machete Kill, perché lui è il protagonista di Far Cry 6. Mamma mia, ragazzi. Bello John Gallesposito, comunque, come attore. Mi sarebbe piaciuto. Ok. Isola di Santuario. Ci sono provviste? Qualcosa che può servire? Oddio. Meglio cercare quelle? Scorte e andarmi subito via da qui. Ma qui non c'è sta nulla, amico mio. Ah, qui. Scusate. La pistola. Quante colpi? Scarica, sì. Need to find that gun. Dove foto visualizza? Oddio. How the fuck is he still working? The markings must be the call Lita was talking about. Ah, ma quanto posso sparare, capirai? Ah, vediamo se riusciamo a trovare delle munizioni. Dai, un poco voglio continuare. Like I follow the blue to Libertà. Qui c'è una zona rossa, quindi. Ecco. Shit. Who's shooting? Better stay quiet. Mi sa che ci sono delle guardie, non ho neanche delle munizioni. Noi qui c'è qualcosa, non c'è nulla. Pazzo, raga. L'area rossa ovviamente segnala il pericolo. L'ho sempre stato. Cogno. A patrol. Lo safe per Machete Kill silenzioso. Madonna mia. Sì, ma ce n'è tante. Madonna mia. Madonna mia, è difficile mirare. C'è la senza un po' altina. Vabbè, dai, vediamo se qui possiamo curarci.
Cos'è? Bomboletta solare. Caporei, che ce faccio? Leggi. Vabbè, me ne frega nulla. Leggeramente. Dov'è? Not the only one looking for Clara. Ok, bene. Leggi munizioni di pistola. E va bene così. Che tu libertà. Steal a boat. Sell the fuck out of yacht. Oh fuck. Proseguiamo qui, linea blu. Oddio. Raga, mi sono dovuto difendere. Però almeno ci abbiamo guadagnato una carne di animale molto bella. Allora, proseguiamo qui. Non ci sta nessuno. Time to be a guerrilla. Dai. Been a while since I used one of these. Come si fa? Usa rambino. Ma molto figo. Ah, sale, giustamente premevo il destro per scendere. Clara doesn't want visitors. Non vuole visite. Mamma mia. Ok, raga, altro filmato. E poi ci salutiamo. Questo qua mi conosco, secondo me. Ci diventa amico, voglio dire. I'm Danny, a friend of Lita. Silenzio. Bene, come dice tu, basta che non mi spari. Basta che mi dai un po' di cibo o qualcosa, cioè. Un posto dove dormire. Bella. Clara Garcia. Proprio lei. Answer me. I said, are you the only survivor? Sì, lucky. Lita knew the risks. That's all you have to say. You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. Hai capito? Che mo conta come soldato. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny? Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple? Castillo's got what? 300,000 troops? I count 6 burnt out guerrillas and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. Ecco, un altro filmato. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a Viviro tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Beh, molto interessante. Questa qua, raga, sarà la nostra mappa. Ci guiderà nel tempo, nella gioia. E nel dolore, quando ci assaleranno. You tell Lita then? I'll give you food, a bed,
Even a goddamn boat to sail to the Yankees, but it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. Ma pure l'affitto te devo pagare. M'hai capito tu? Vabbè, raga, io spero che il video vi sia piaciuto, se non ci sono altre filmate. Il gioco c'ha dei problemi in serie di FPS. Vabbè, no, ok. Dimmi. Vediamo. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortes. He helped me build Libertad from the dirt. Juan's a spy master from the pre-Castillo days. Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray. Va bene, accetto, basta che stai zitto. Va bene, lo farò. Raga, se volete che gli porto Cortez, lasciate un mi piace, un commento e io continuerò col secondo gameplay. Nel mentre, appena stoppo la registrazione, cerco come fissare questi momenti di lag che rovinano l'esperienza un pochino. Quindi nulla, raga. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, pollice in su, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Ciao a tutti, volpini e volpine. Guardate che cielo meraviglioso. Mamma mia. Ciao!